Amici carissimi, bentrovati ancora una volta in Piazza del Popolo, la piazza centrale della città, la piazza nella quale si discute e a volte ci si anima per quelle che sono le questioni locali. Abbiamo in questa occasione la presenza di un noto ex consigliere comunale, è stato per tantissimo tempo sulla breccia a livello politico, ma soprattutto si tratta del presidente di un movimento civico che si è presentato anche alle ultime elezioni amministrative. Bentrovato a Giovanni Caratù. Grazie. Bentrovato ovviamente in Piazza del Popolo. Giovanni Caratù è uno di quelli che conosce benissimo la città, conosce anche le dinamiche che molto spesso si sviluppano in questa città. Dall'82 al 1989 è stato consigliere comunale, tra l'altro è stato anche amministratore ASE e inoltre consigliere presso la comunità montana. Quindi hai sulle spalle un bel carico di esperienza dal punto di vista politico e anche dal punto di vista amministrativo, Giovanni. Io l'altro giorno ho parlato con una persona, mi sono incontrato in America e mi disse: "Ah, sì, tu sei il politico." Io gli dissi: "Guardi che la politica per me non è un mestiere, per me la politica è una passione." Certo, io seguo la città perché sono nato in questa città, sono innamorato di questa città e la vorrei vedere bella, vivere, vorrei dare un futuro ai miei figli, ai miei nipoti. Per questo lavoro per migliorare questa città. Più delle volte non ci riesco. Per quel poco che ci riesco sono felice. Attualmente la tua attività principale come professionista qual Ma io attualmente sono in pensione perché sono alla soglia di 70 anni. Comunque, Tanti auguri allora. comunque collaboro con i miei figli che hanno rilevato la mia attività. Noi abbiamo un'agenzia di agenti di commercio, lavoriamo con la grande distribuzione da sempre. Abbiamo quasi 48 anni di attività, quindi la nostra è un'azienda molto, molto vecchia, ben conosciuta nel campo in tutta Italia. Ci difendiamo. Ascolta, cosa ti è rimasto di questa esperienza che ricordi anche con particolare passione? Perché io ricordo molti dei tuoi interventi in consiglio comunale, sei stato per tanto tempo esponente del Partito Socialdemocratico, quello rappresentato dal Sole Nascente, per chi non ricorda i simboli, un periodo che veniva considerato di prima Repubblica, ma un periodo che probabilmente molti rimpiangono. Diciamo che ero molto più giovane, quindi lo ricordo con molto affetto. Il problema è che questa città ciclicamente ha avuto dei periodi molto bui e ciclicamente si è risollevata. Io ricordo quel periodo, il periodo elleniche, il 75 c'è stato il famoso scoppio dell'Arsenico, la nave dei veleni, e quindi quel periodo lì è stato un periodo bruttissimo per la città. Ricordo che la città è stata chiusa dalla polizia, abbiamo avuto l'assedio la casa comunale, le istituzioni non erano credibili perché in quel momento la furia, diciamo, degli ecologisti, tra virgolette, Sì, dei quelli dei contestatori. contestatori, come se l'ambiente fosse appannaggio solo di certe persone. L'ambiente è di tutti e va da tutti preservato, da tutti tutelato, perché la salute è un bene primario, difesa dalla Costituzione e viene prima di ogni altra cosa, la salute delle persone, del territorio, della città. Quindi è stato un periodo bruttissimo e fortunatamente ne siamo usciti. Anzi, vi dirò di più che l'esperienza dell'Enica ci ha portato a Manfredonia a contrattare a livello nazionale con lo Stato. Manfredonia è stata scelta come territorio di sperimentazione per il contratto d'aria, lasciamo perdere come è stata gestita, però comunque c'è stata un'attenzione da parte dei media, da parte della politica nazionale verso Manfredonia. E questo lo dobbiamo alla gente, lo dobbiamo a tante cose. C'è poi chi su questa scia si è addormentato. Oggi ci troviamo, diciamo, non proprio uguale,
ma ci troviamo in una situazione difficile e dobbiamo agire e operare per migliorare tutta questa storia. Quindi tu vedi una certa comunanza di situazioni con quella che è stata in quel periodo, stiamo parlando del 1988-1989, in quel periodo considerato di emergenza a Manfredonia. Ci sta qualcosa in comune con l'attuale momento di emergenza sanitaria? No, in comune c'è solo che è un momento difficile. No, all'epoca c'era molta passione, c'era molta partecipazione, la gente partecipava in piazza. Oggi c'è disinteresse, che è peggio. Oggi c'è molto disinteresse per la cosa pubblica, molto disinteresse per il bene comune. Quindi vedo le analogie che sono momenti difficili tutti e due. E quindi questi momenti difficili bisogna rimboccarsi le maniche e superare questo momento difficile. Oggi sono tutte le promesse perché questa città risorga. Certo, certo. Perché questa città ha subito un'onda molto brutta. Io ricordo, questa città è stata commissariata per infiltrazioni mafiose. Infiltrazioni mafiose che non sono state mai documentate, che non sono state mai accertate, che anche della relazione dei prefetti non sono mai state evidenziate in reati veri e propri o in cose che sono tangibili. Poi, come ogni amministrazione, come ogni attività pubblica, c'è chi è più vicino, chi è meno vicino, c'è chi beneficia della vicinanza del potere, chi non ne beneficia, ma il problema è che questa città è stata etichettata una città mafiosa e questo è molto brutto. Beh, fa male a qualsiasi cittadino. Perché questa è una città che produce, che lavora, che è fatta da tanta brava gente, professionisti, è formata da gente normale, comune, che non sta bene avere l'onta di una città mafiosa, perché non lo è. Tu ritieni che ci sia un disegno prestabilito perché Manfredonia sia stata commissariata e il Consiglio Comunale sciolto per mafia? Io sono contrario a questi complotti, queste cose qui. Ci sono state una serie di circostanze, di eventi dove noi, non avendo una leadership molto forte che si è potuta difendere, perché io ricordo che l'attuale sindaco, l'ultimo sindaco, era una situazione di debolezza all'interno del Consiglio Comunale, all'interno del suo ex partito, all'interno delle istituzioni. Quindi una leadership politica, amministrativa forte non avrebbe consentito in nessun modo questo tipo di cose. Ma si era deboli, le istituzioni dovevano dare dei segnali e Manfredonia ci è capitato di mezzo. Faccio un esempio. Questa è stata commissariata per me. Benissimo. Il compito del commissario ora qual è? Rimuovere questi ostacoli di illegalità a che questa città ritorni ad essere una città. E quali sono questi ostacoli? E io vorrei capire quali appalti sono stati dati, devono rimuovere quel tipo di attività che un'amministrazione che normalmente hanno dei parenti, degli amici, non può fare. Quindi loro, essendo estranei, essendo dei tecnici, essendo delle persone di livello molto alto all'interno dell'apparato dello Stato, devono rimuovere queste, diciamo, tra virgolette, infiltrazioni nella macchina pubblica. In verità non ce ne sono, perché qui non c'era proprio niente da spartire. Non è che aprire un bar e spartirsi qualcosa. In una città di 50-60 mila abitanti credo che girino ben altre cose. Il piano regolatore non c'è da gestire, non c'è da gestire niente. Allora mi chiedo, rimuoviamo questi ostacoli. E quindi io dico ai commissari, io capisco che per loro è difficile, una società che non ha una lira, però cerchiamo di rimuovere quelle che erano delle cose incancrenite perché la vecchia amministrazione o le amministrazioni non potevano muoversi. Diamo una risposta ai comparti, sblocchiamo le situazioni, dove una persona che viene dall'esterno non ha le pressioni delle parentele, delle amicizie, delle imprese, e così via. Questo secondo me è come i commissari che devono fare.
Quindi tu ritieni che i commissari debbano svolgere anche un po' di straordinaria amministrazione, oltre che No, l'ordinaria? per loro questa è l'ordinaria amministrazione, perché avere commissari per 18-24 mesi per fare l'ordinaria amministrazione si fa in 2-3 mesi, è il commissario che pone fine legislatura, ma il commissario che sta 2 anni, se fa ordinaria amministrazione, questo paese è già morto. È già morto e stramorto. Quindi io penso che dobbiamo mettere in atto delle operazioni molto forti di visibilità, tra virgolette, democratica, una parola che va molto di moda, per rimuovere queste cause. E se non lo fanno vuol dire che queste cause non c'erano. O ritieni che per quale motivo quelle forze politiche che nel passato hanno alzato un po' la voce rispetto alla vecchia gestione dell'ex sindaco Riccardi e quello stesso Partito Democratico che a un certo punto, come si suol dire, se ne è lavato le mani rispetto a quella che è stata la gestione di Riccardi. Per quale motivo nessuna di queste forze politiche, nessuno di questi partiti o di questi movimenti, mi riferisco anche ai movimenti civici che svolgono il loro ruolo a Manfredonia, nessuno di queste forze alza un po' la voce per manifestare nei confronti dei commissari questa mancanza di attività amministrativa in gergo straordinaria. Io vedo che qualcuno alza la voce, l'ex sindaco la voce le alza, pone l'accento su molte cose. Può essere anche una rivalsa di tipo personale, per amor del cielo. Però io dico questo, l'ex sindaco era ostaggio di alcuni consiglieri comunali, perché Sì. molte volte probabilmente questa città non ha espresso il meglio in termini di rappresentanza. Questa città ha fior di professionisti, ha fior di gente della cultura, cioè ha fior di gente che può ben rappresentare la città nelle istituzioni. Ma negli ultimi anni probabilmente fare il consigliere comunale poteva essere anche una forma di integrazione del reddito, che magari la pensione è troppo bassa. Questa è una cosa molto brutta, perché insomma, Certo. no, vedo che sorridi, ma ti posso garantire che per alcuni lo era. Sì, no, mi rendo E conto. allora non va bene così, tant'è che si facevano le commissioni che duravano 2 minuti per prendere il gettone. Sì. È proprio così squalificante che questo avvenga, perché la politica è un'espressione molto alta dell'espressione umana, e quindi la politica la dobbiamo vivere come servizio. Questo non vuol dire che non la devono fare, la possono fare tutti, anche il pensionato, tutti, qualsiasi professione, ma che sia di vero apporto fattivo a risolvere i problemi, non alla gestione di cose molto pubbliche, molto elementari. E quindi l'ex sindaco era ostaggio di questi e bene o male si barcamenava. Io ritengo che Angelo Riccardi è una persona molto capace dal suo punto di vista, è una persona molto dinamica, per amor del cielo, a livello personale è una persona che si dava anche da fare. Però mancavano queste condizioni e poi non aveva alle spalle un appoggio politico molto forte, perché per poter fare delle attività, delle iniziative, ma anche delle operazioni concrete, dovevi avere anche un appoggio politico molto forte alle spalle. Io ricordo la querela con la Gentile, che ha di fatto distrutto la sanità, non a Manfredonia, ha distrutto la sanità in Puglia, perché così, e alla fine questa città ha subito delle guerre interne al Partito Democratico e alla fine abbiamo pagato anche noi. Non è così. Allora noi paghiamo per la guerra nel PD, paghiamo per la guerra tra altri due partiti, paghiamo. Questa città ha sempre pagato. E arriva un punto in cui questa città deve essere anche dire: io non c'entro niente con questa gente. Beh, Io. allora però facciamo un'altra considerazione. Per continuare a non pagare questa città si deve liberare del PD. No, non è così. No, no, no. No? Perché i partiti sono una cosa ben diversa dagli uomini. Sono gli uomini che fanno i partiti, perché le ideologie io credo che non esistano più. Certo, Perché il vecchio sicuramente. concetto dell'Ottocento di destra e sinistra non esistono più. Esiste forse a livello nazionale,
forse, ma neanche, perché la Lega... A livello di opinione, a volte. A livello di opinione si possono avere, ma il vecchio schema di dire io sono di destra, io sono di sinistra. Io sono di sinistra perché la mia formazione politica è quella, vuol dire che voglio tutelare dei più deboli, vuol dire che voglio tutelare chi ha meno, chi non ha possibilità, ma questo lo può fare tranquillamente un uomo che è di destra, perché anche tra la destra c'è la destra sociale, c'è la destra economica. Io non mi alleerei mai con un tipo di destra che sia una destra economica, perché quella lì è una destra che sfrutta, che deprime la città. Quindi da questo punto di vista, destra, sinistra, io lasciamoli perdere. Io dico che c'è, poi a livello amministrativo, mi dici cosa c'entra la destra o la sinistra, tranne intitolare qualche strada a più o meno personaggio politico, ma per il resto la querelle è su cosa diciamo bisogna che, fare per la città. Diciamo che Manfredonia, essendo stata sempre amministrata negli ultimi 25 anni da forze di centrosinistra, precedentemente ci sono sempre stati dei governi locali DC con i partiti dell'arco costituzionale, qualche volta nel bel mezzo amministrazioni di sinistra, credo che non abbia mai avuto queste problematiche, cioè nel senso che non c'è mai stata una guerra ideologica a Manfredonia, anche perché non c'è mai stata una destra estremista in città e né tantomeno c'è mai stata una sinistra estremista. Fondamentalmente Manfredonia è una città moderata, dove hanno sempre prevalso i cosiddetti schieramenti del vogliamoci bene e cerchiamo di fare il bene comune. Dialoghiamo, siamo d'accordo. Io invece vorrei chiederti, Giovanni, tu hai fatto riferimento al sindaco Angelo Riccardi, che condivido, è un ottimo e capace organizzatore ed è anche un capace amministratore. Che cosa è mancato nel sindaco Riccardi in occasione soprattutto del suo secondo mandato? Ma innanzitutto lui ha avuto un plebiscito, io ero candidato sindaco contro Angelo Riccardi, quindi posso avere ho titolo per poter dire. Innanzitutto lui... Sì, però molto correttamente sei stato uno dei primi a fare gli auguri ad Angelo appena eletto, appena ottenuto il plebiscito. A livello personale i rapporti sono ottimi. Il problema è questo, che lui pensava di avere da parte sua un consiglio comunale che poteva portare avanti quello che era un suo progetto per la città, sia dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista lavorativo e così via, che molte volte confliggeva con qualche esponente del suo partito. Faccio un esempio. Io, in questi mesi che manca il commissario, ormai ci si prepara anche alle prossime elezioni, io non ho sentito ancora dei futuri candidati sindaci, e io mi escludo, qual è il progetto della città. Cioè questa città comunque va governata, e la città si governa con un progetto urbanistico, con un progetto finanziario e con un progetto di vivibilità della città. Io qualche mese fa ho mandato un'email ai commissari dicendo guardate, siccome non state facendo niente, ormai la città è in pieno degrado, limitatevi solo ad aumentare il decoro della città. Pulitela un po' meglio, tagliate qualche albero, almeno perché vivere nel decoro urbano e anche vivere bene, limitatevi a questo, visto che ormai le cose grosse non solo non le volete fare, non so se non le volete fare, ma di fatti non le potete fare perché comunque c'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di cose che hanno bisogno di una legislatura, forse anche due, di per portare avanti. E quindi questi progetti difficilmente un commissario può fare. Però fate almeno questo. E io vedo che neanche questo fanno. Io ogni tanto porto il cagnolino nel parco di via Sant'Andrea, ci sono degli alberi buttati giù dalla Natambessa, sono esattamente, credo, 6 mesi. Stanno lì. È possibile che sto comune ha una montagna di socialmente utili, un ufficio, e non vada lì a prendersi questi 2 alberi, tagliarli e portarseli via. Questo è decoro urbano. Nel decoro urbano si vive anche meglio, si ha anche la mente più aperta. Voglio dire, vedere la città che
sporca. Questo fa sì che dice qui va tutto male, invece non è così. Non è così. Certo, senti, io volevo sapere anche questo. Hai affermato poco fa, non vedo attività politica, un fermento politico, nessuno che si propone, ma ritieni che ci possa essere qualche pazzo che vada a proporsi di fronte a questa situazione, anzitutto di predissesto che non viene mai dichiarato, con i debiti accumulati dal comune di Manfredonia? Non pensi possa essere difficile per un qualsiasi personaggio, per una qualsiasi persona interessata, che possa essere della società civile o possa essere un politico nel proporsi alla guida della città? Di candidati sindaci ad oggi ne abbiamo almeno 6. Sì, però se poi possiamo fare anche dei nomi. Ci sono dei movimenti civici che comunque qualche fermento di c'è. Io credo che il PD... O forse perché è troppo presto ancora. No, non è presto, forse anche tardi. Il PD credo che abbia rinunciato a presentare una sua leadership, ma credo che non abbia rinunciato al governo della città, al futuro governo della città, e così dica sia altri. Io penso che candidati sindaci sono. Io credo che essenzialmente bisogna capire come si vuole amministrare questa città, perché il dissesto finanziario per certi aspetti non è un fatto negativo per la città, perché dal punto di vista politico-amministrativo, se tu hai un comune in dissesto o predissesto, è una sconfitta politica. Ma chiariamo, il dissesto non è stato mai dichiarato. Non è stato mai dichiarato. Probabilmente non lo sarà. Non verrà mai dichiarato. Però se tu crei il predissesto, ci sono delle leggi che agevolano questo tipo di attività, in modo che tutta la massa debitoria viene consolidata, è un termine tecnico per dire, viene spalmato nel corso degli anni, e lo sì. Stato ti aiuta a livello di interesse eccetera, per poter poi diciamo programmare un'attività amministrativa come è avvenuto a Lucera, per esempio, come è avvenuto a Lucera. Lo Stato ti aiuta, non è così che dici tu vai in dissesto, devi viene il grande politico Monti e si sistema. In verità questi amministratori, questi commissari che sono venuti hanno fatto delle operazioni che i termini politici sono abbastanza piccolini: aumentare la TOSAP del 300%, la tassa per la tassa sull'occupazione dei suoli pubblici, cioè praticamente quelle poche attività economiche. Come tu vuoi dire, basterebbe un amministratore di condominio per portare avanti queste attività. Ci vuole. Aumento le entrate, quindi aumento le tasse. Se tu aumenti le tasse, la gente chiude, difatti le tasse ne tiri fuori meno. Il problema è che noi non siamo mai andati a fondo su quelle che sono le vere cause di questo disfesto. E ti faccio un esempio. Questo comune dava all'ASE ai tempi di Angelo Riccardi 4 milioni di euro per il servizio della raccolta e dello spazzamento dei rifiuti. Oggi ne dà mediamente 11 milioni di euro a distanza di 4 anni. Io non penso che gli stipendi della gente siano aumentati di 10 volte. Ma per niente. Volte. Io non credo, e non credo neanche che i costi di quell'azienda siano lievitati. Stranamente questa gestione della città, noi abbiamo avuto la cartella settoriale, addirittura hanno fatto un ruolo suppletivo per l'anno scorso. Quindi abbiamo pagato. Quindi da dove deriva questo aumento esorbitante di costi? Io me lo chiedo, diciamo i bilanci. Loro, ogni tanto scrivo, sì. Secondo il commissario, i commissari, perché sono aumentati il costo del conferimento delle... Allora, la gestione dell'immondizia, che oggi pesa su una famiglia. Io, sì. Io vedo, nella mia famiglia si paga migliaia di euro. Certo. Pesa su una famiglia, ha due costi. Uno è personale, che rimane sempre tanto, forse anche meno. E l'altro è il conferimento in discarica. Perché il vero costo è conferire l'indifferenziato. Quindi lo devi portare... Ogni volta che scarichi costa X a tonnellata e così via, quindi costa. C'era la discarica di Cerignola che adesso è conclusa e così via.
Dov'è che vengono scaricati adesso? Prima, allora c'è l'organico che viene scaricato in un modo nell'impianto di compostaggio e così via. Il problema è che con la differenziata, in linea teorica, noi non dovremmo conferire niente, o perlomeno l'indifferenziato dovrebbe essere conferito in minima parte, il 10, il 15, il 20%, il resto dovrebbe essere tutto riciclato. E quindi in linea teorica il 50-60% dei costi del bilancio dell'ASE non ci dovrebbero essere più in linea teorica. Certo. Allora noi o ricicliamo e quindi siamo bravi e quindi abbiamo una serie di costi che vengono a casa tua a prenderti il mastello, te lo buttano organico, la plastica e quindi si ricicla. Ma noi siamo arrivati anche a delle percentuali molto alte. Quindi se questa città che aveva 60.000 abitanti, che viveva meglio, che consumava tanto, che adesso c'ha 5.000 abitanti in meno, che consuma di meno perché c'ha meno reddito, l'immondizia è rapportata al reddito, Certo. vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Differenziamo di più, consumiamo di meno, ci sono 5.000 abitanti in meno, c'è una città come Mattinata che sta di meno e noi paghiamo di più. Quindi vuol dire che vengono aggiunte voci, che C'è non vengono qualcosa che messe non alla quadra, nostra questo conoscenza. ruolo suppletivo ce lo dovevo pure spiegare da dove arriva. Sì, ci hanno detto che adesso noi a livello regionale hanno fatto una società che devi conferire per forza lì. Però l'ASE di Manfredonia prima pagava X per conferire l'organico che veniva portato a Milano. Adesso ti dicono devi portarlo per forza a Cerignola, la quale a sua volta la porta a Milano dove la portava l'ASE. Però costa tre volte. Quindi ci hanno messo un intermediario che la regione ha messo, per cui bisogna pagare di più. Ma noi perché dobbiamo pagare di più? Perché c'è qualcuno che questi commissari, cioè, hanno chiesto perché dobbiamo pagare di più? Si sono interessati, hanno visto? No, ci hanno buttato un altro milione di euro di ruolo suppletivo e noi l'abbiamo pagato. In più, sul ruolo suppletivo e sulla gestione, hanno costruito l'immondizia per il 2020. Il che vuol dire che abbiamo avuto 2 milioni di euro di uno per l'uno. Quindi questa città è stata malmenata e maltrattata. Nonostante tutto, che si ricicla, si migliora, si fa per la qualità della vita. Allora io Ascolta dico, la Giovanni, ma le gestione. problematiche debitorie del comune di Manfredonia derivano tutte dalla gestione dell'ASE o ci L'ASE sono? nell'arco di 10 anni ha avuto una transazione che addirittura debiti 20-30 anni fa. Là, se sento una cellula dal comune, se perdeva soldi il comune ogni anno rifinanziava. Se, non so se ricordi, una transazione di 6 milioni di euro, 6 milioni di euro sono una barca di soldi, Sì. una montagna. Presidente, dicembre, il comune ha versato contanti, cash, 6 milioni di euro, si è comprato, credo hanno comprato un capannone, contanti cash, quello sono somme del comune. 2 anni dopo, improvvisamente, nell'arco di 2 mesi, l'ASE ha avuto un deficit di 1.500.000 e il comune ha rifinanziato dopo un anno. Quindi incomincia a dire che lì parliamo di 10 milioni di euro che il comune ha dovuto ripianare e rifinanziare. 10 milioni di euro non sono pochi, sono tanti Certo. soldi. Poi ovviamente una società, una città come questa che incassa meno di soldi, Tosa, incassa meno perché la gente, le attività economiche chiudono, incassa meno di IVA. Perché il comune ha anche una cointeressenza sull'IVA, su quelle che sono i consumi della città, incassa meno sull'energia elettrica, perché il comune ha una sua percentuale sull'energia elettrica. Quindi vengono meno delle entrate, nello stesso tempo le spese sono sempre quelle, anzi si aumentano. In verità, a mio parere, modestamente, noi non abbiamo una. Noi, questo comune non ha una struttura burocratica amministrativa degna di tale nome, di una città di 60.000 abitanti, anzi non ne ha proprio, non abbiamo dirigenti di livello e di preparazione sufficiente, anzi non ce l'abbiamo proprio, non abbiamo dirigenti, non abbiamo una struttura burocratica, non abbiamo una struttura amministrativa e quindi senza una struttura amministrativa, perché certo, devi sapere che con la riforma Bassanini i politici non c'entrano niente, fanno degli atti di indirizzo. E Certo. poi chi gestiscono sono i funzionari, i dirigenti, i quali a loro volta, se non stimolati o controllati, ti
Tieni presente che un dirigente del Comune di Manfredonia, io ricordo qualche anno fa la querela, che portava a casa anche 200.000 euro all'anno, scusami, 200.000 euro all'anno, noi ci lamentiamo che il presidente dell'Inps ne prendeva 60, quindi mi sembra, il presidente nazionale, mi sembra che qualcosa non funziona. No, ma c'è stato anche qualche altro ospite di questa trasmissione che ha avanzato la problematica del perché quando si parla di commissariamento dei comuni a causa di infiltrazioni mafiose, non si tiene conto anche dei dirigenti e invece si tiene conto solo ed esclusivamente dei politici. Questo è un altro punto interrogativo. No, quando sono stati commissariati le altre città, e ti parlo Monte Sant'Angelo, così, i dirigenti sono stati anche inclusi in questo tipo di interdizione dei voti. Quindi, perché oggi la politica fa gli atti di indirizzo, ma poi chi la gestisce in termini pratici sono i dirigenti. Per cui ritengo che, proprio perché non ci sono quelle condizioni per poter sciogliere questo consiglio, però sarà sciolto, ormai speriamo solo che finisca e che venga dato... Giovanni, prima dello scioglimento del Consiglio Comunale a causa di infiltrazioni mafiose, sappiamo che è venuta meno una maggioranza che sosteneva Angelo Riccardi. Angelo Riccardi è stato costretto, suo malgrado, a dover rinunciare al mandato di sindaco per dimissioni, ma la querela è stata soprattutto la gestione tributi. Allora, innanzitutto la gestione tributi è una partecipata del comune, credo al 56% o al 60%, adesso non ricordo la percentuale, che sì. Quindi sono dei dipendenti del comune. È solo una guerra interna tra di loro, perché... tra di loro all'interno del Partito Democratico? Credo di sì, perché alla fine la gestione tributi ha partecipato a un appalto e l'agio esattoriale e quelli hanno vinto l'appalto. Probabilmente l'agio era troppo alto, sicuramente era troppo alto. Probabilmente era cosa diversa, ma si può sempre trattare, non che si dice non lo faccio più, lo faccio meno, perché ora abbiamo una società del comune che perde soldi, sì. E comunque il comune, essendo proprietario, dovrà rifinanziare. I commissari hanno portato dentro il comune la gestione dei tributi, ma hanno preso altro personale dall'esterno, hanno preso qualcuno che... sempre più in pensione ovviamente, qualche altro dirigente che viene pagato, sì. Quindi questa città paga due volte per lo stesso servizio, quindi io dico, avevamo una risorsa, miglioriamola, facciamola funzionare, poi gli agi statutari, nella peggiore delle ipotesi, va sempre a un coso mio, se quindi produce utili, me li ridà, era l'unica azienda del comune, l'unica partecipata del comune che produceva utili e quindi a fine anno restituiva soldi al comune. Oppure mettici... Però recentemente in una intervista rilasciata dal consigliere regionale Paolo Campo, lui stesso ha affermato che probabilmente torneranno, se dovesse eventualmente vincere a Manfredonia a livello amministrativo di nuovo il centrosinistra, loro si muoveranno nella direzione di ritornare al tipo di amministrazione precedente. Ma però non ha né i funzionari né gli impiegati, non ne ha proprio per poter esercitare questo tipo di servizio. Questo non vuol dire che noi dobbiamo darla lì, assolutamente. Visto che c'è una società che fa questo, allora o la facciamo funzionare bene, il comune ha delle partecipate, o le fa funzionare bene o le chiude, che non sta scritto, se la cosa va male le chiude. Ma per chiudere devi avere anche tu la struttura per poterlo sostenere. Certo, un'alternativa ci deve essere. E tant'è che l'imposta esattoriale della tassa, Manfredonia, è arrivata a settembre, sì. Con 12 mesi di ritardo. Il che vuol dire che l'operazione di portare dentro il comune questo tipo di gestione non è che sia stata delle migliori. Perché comunque loro non hanno preso una lira, non hanno avuto un centesimo di entrata, ma avevano le uscite, perché là si bisogna pagare tutti i mesi. E adesso bisogna vedere pure quanti sosterranno questo costo dal punto di vista... Lo sosterrà solo la città. Questo è un costo che viene spalmato sui cittadini. Sì. Ma il cittadino che lavora e che ha un reddito è ben lieto di contribuire a queste cose.
No, qualcun altro voglio dire, io non ce la faccio. Quindi avremo, a mio parere, altra evasione. Una grande evasione, non perché evasione, perché uno vuole evadere, ma evasione forse, se la gente non può, non te lo può pagare. Non Quindi paga. Un'evasione in cui un'evasione quelli di che saranno i contribuenti di saranno necessità. Costretti, di necessità. Già noi avevamo un 22% di evasione. Il che vuol dire che se tu l'ASE vuole 10 milioni di euro e quindi emetti cartelle settoriali per 10 milioni di euro, già 2 milioni di euro non ne prendi perché la gente non te le paga. Quindi comunque dal e con le azioni di recupero che cosa si riesce a ricavare? Se uno non può, non può. Certo. Posso dire una pasta in dialetto. Non male per la terra, pure la vabbè, hai detto la cosa giusta. Il che vuol dire, ma se uno non può, io, certo, io dico... È così. Un pensionato che prende 500 euro al mese, ma dimmi di grazia, ma perché deve pagare tanta immondizia se non può? Quello non te la pagherà mai. Sì, farà lezione di cibo quando? Quando andrà all'altro mondo, fra 2000 anni. Ma per amor del cielo, noi dobbiamo rendere efficienti le società, dobbiamo renderle produttive, dobbiamo produrre ricchezza a questa città. E perché dalle altre parti non si fa? Perché non dovremmo farlo anche qui? Perché? Dove sta scritto? Condivido. Noi al sud non siamo peggio degli altri. Abbiamo forse un'intelligenza più acuta, perché viviamo nelle difficoltà. Ritieni che ci possa essere un'alternativa rispetto alle solite forze politiche a Manfredonia, che possa nascere qualche movimento nuovo, qualche aggregazione spontanea di cittadini o dei movimenti civici che possano sostituire i partiti, o ritieni che comunque questa città alla fine vada ad essere amministrata sempre dalle solite forze politiche? Allora, i partiti servono alla politica, perché una intermediazione tra l'esigenza delle persone e l'esigenza del potere ci deve essere. In verità i partiti sono venuti meno alla forza di selezionare la classe dirigente, quindi oggi la classe dirigente si seleziona da sola. Ci sono una montagna di movimenti civici e credo che la città avrà un'espressione civica, ma non possiamo farne a meno di partiti, perché i partiti hanno anche una struttura di tipo gerarchico e anche di tipo istituzionale, perché i partiti sono rappresentati a Roma, sono rappresentati alla regione, sono rappresentati alla provincia, fanno accordi locali, fanno accordi nazionali, hanno un sistema di conoscenze amministrative e burocratiche che un movimento civico non ne ha e ha bisogno anche di questo tipo di attività per poter facilitare la futura attività. Io credo che un sindaco civico ci sta a Manfredonia e deve esserci e sarebbe un bene per la città. Io ho parlato con qualcuno del PD che loro sicuramente credo che rinunceranno anche loro ad esprimere un loro candidato sindaco, ma gli ho anche detto voi dovete essere dalla partita, che la partita si fa anche standoci in una situazione anche di retroguardia. Qualcuno lanciava anche l'ipotesi ovviamente di soccorso per la città di Manfredonia, chiedendo una partecipazione più ampia di tanti movimenti, di tante forze politiche per avere come obiettivo ovviamente il problema Manfredonia. La partecipazione è la base di... Non si può andare al governare il comune senza che qualcuno partecipi all'elaborazione di un programma, di un progetto e all'elaborazione della decisione. Noi, tornando al discorso, noi ci troviamo di fronte a... Manfredonia dovrà essere istituita una zona ZES, sarebbe zona economica speciale, sì, che di fatto una zona franca. Sai cosa vuol dire avere una zona franca in un contesto di sviluppo di traffici? Lasciamo perdere il Covid che prima o poi passerà. Sai che vuol dire avere una zona franca con delle agevolazioni fiscali? Che il nord vorrebbe averlo, perché non le fanno al nord? Noi abbiamo avuto questa fortuna di avere il ZES, noi dobbiamo pensare a stravolgere la città dal punto di vista urbanistico, riprogettando anche il punto della città, perché stravolgendo dal punto di vista urbanistico, la stravolgiamo anche dal punto di vista culturale, mi spiego.
creando dei posti di aggregazione. Io tanti anni fa, quando si decideva dove bisognava mettere la fondana del Piscitelli, tra Monticchio, la stazione con là, dicevo: guardate che è una decisione importante, perché spostare un monumento, spostare qualcosa del genere, tu crei di fatto un movimento di tipo culturale, di tipo, e quindi la città Una cresce da specie di questo punto indotto di vista. E che si quindi crea noi ci intorno. troviamo davanti a delle scelte importanti. Ti faccio un esempio: io da anni dico sempre questa storia. Qualcuno la prenderà, io mi auguro che la prendano. Noi, se la ferrovia Manfrenona Foggia non esiste più, hanno fatto la famosa stazione Manfrenona Est perché era interessata a un progetto treno-tram che poi alla fine le ferrovie dello Stato non ha omologato. Ma adesso pare che comunque ci sia un'alta tecnologia, che comunque ci sarà un collegamento veloce con Foggia. Bene, tutto quel tratto ferroviario fino alla città, che cazzo serve? Buttiamolo giù. Facciamo entrare il parco archeologico, allarghiamolo, perché c'è un progetto anche fatto con Conte di allargare dove c'è ora Sì. l'ingresso del parco archeologico, il vecchio porto romano. Buttiamo giù la ferrovia, buttiamo giù quell'ostacolo che ha la cresta della città, quindi Manfredonia, il porto turistico. La città diventa un tutt'uno. Lo sviluppo urbanistico della città avviene in modo più ordinato, più organico, con degli spazi più aperti, con degli spazi dove l'attività culturale, le attività di aggregazione della gente sia un po' diversa. Non ci deve essere questo ostacolo fisico, che poi di fatto è anche un ostacolo alle cose. Quindi buttando giù, perché quelli sono terreni del comune, alla fine, fino alla Manfrenia Est, tutta quella porcheria lì potrebbe buttarsi, verrebbe riaperto anche la città al mare, a Siponto. Potrebbe ritornare, Siponto potrebbe ritornare parte aggregante e sostanziale della città. Non costa niente pensare a questa cosa del genere, non costa niente. È già nelle possibilità del comune. È dato lo smantellare questi ostacoli, che sono degli ostacoli anche di tipo non fisici, ma anche mentali, ma anche. Urbanisticamente la città viene traslata. Lasciamo i quartieri di Monticchio, che sono molto popolosi. Quindi la città, che non cresce in termini di abitanti, però ricambia, si riposiziona sul mare, Sì, si si estende in riposiziona maniera più più armonica. armonica con degli spazi pubblici. Questo non costa niente. E progettare questa a 7-8-10 anni è un bene per la città. Fermo restando che poi quella stazione a est potrebbe servire per un collegamento veloce con Foggia. E Certo. questo è il parco. Cioè, noi, insomma, dobbiamo ritornare a quello che è una nostra, questo dal Vocazione. punto di vista urbanistico. Fermo restando che i comparti che sono a monte di questa cosa verrebbero anche beneficiati da Eh sì, questi perché ci sarebbe un collegamenti. collegamento Ci diretto. sarà un collegamento di. Quindi ritornerebbe alla città una vivibilità che oggi non abbiamo. Oggi abbiamo tante isole scollegate. È vero. Giovanni, siamo in conclusione. Il tuo movimento politico, Manfredonia che funziona, sarà della partita anche la prossima volta, in Sarà occasione delle prossime della amministrative? partita. Non so se faremo una lista per conto nostro, se ci abbineremo ad altri. Noi siamo convinti di poter dare in termini di idee, di capacità, di esperienza, perché a una certa età si può dare anche un contributo di esperienza, non Certo. necessario. Pensiamo di poter dare qualcosa alla città di concreto. E penso che quando io e il mio partito ho amministrato questa città, penso che un segno negativo non lo ha lasciato, insomma, penso che qualcuno ricorda ancora. Tu ti riferisci al Partito Socialista Sì, Democratico? io ho fatto l'amministratore con quel partito. Ho ancora la tessera di quel Il sole partito, nascente. ho ancora la tessera di quel partito e sono anche presidente nazionale del Televisore dei Coniugi. Ah, Giusto per benissimo, tanti questo. auguri. E poi scusa, Saragat è stato presidente della Costituente. Nel 1948 si è schierato non con il Fronte Popolare, ma con il Patto Atlantico. Quindi comunque qualcosa sa che bisogna dargliela in termini di. Mavrò non ha una strada intestata a Saragat. Beh, Saragat Non ce l'ha una è strada intestata. È stato stato un presidente della Costituente.
un ottimo Presidente della Repubblica. Presidente della Costituente. Era a Via Rasella quando c'è stato da parte dei fascisti il rastrellamento che poi è portato alle fosse ardeatine, lui e Pertini che furono poi liberati. Voglio dire, alla fine, poi c'è stata anche qualche pecora nera, per amor del cielo, ma questo c'è stato per tutti. Vabbè, quello può succedere in qualsiasi famiglia. No, perché il denaro tenta tutti, ed è giusto che sia così. Però la democrazia degli anticorpi, che chi è fuori di questi schemi, alla fine viene espulso. Tutto qui. Bene, Giovanni, è stata una bella chiacchierata, mi fa piacere. Io poi amo molto questo tipo di interventi, soprattutto da parte di chi manifesta non solo un carico di esperienza, ma soprattutto amore per questa città. E dalle tue parole viene fuori tanto amore per questa città. Io ti ringrazio per questa presenza molto qualificata, tra l'altro, e ovviamente ti invito ad essere con noi anche in altre occasioni. Tu dirai quando mi inviti io vengo. benissimo, anche per avere non sono abituato a presentarmi, sono abituato ad essere invitato e accettare gli inviti. Ti ringraziamo per questa tua presenza molto importante. Ovviamente facciamo in bocca al lupo alla tua persona, al tuo movimento civico, perché si tratta comunque di una vera e propria dichiarazione che hai fatto poco fa. Hai detto: noi saremo della partita. Per cui tanti auguri, in bocca al lupo per la prossima partita che si disputa, ma sempre per il bene di Manfredonia. La città credo che deve essere plurale, perché se la città non è plurale diventa appannaggio di una persona, di un movimento, e quindi anche l'espressione della democrazia non viene appieno recepita. Una città plurale ha bisogno di tutti, anche dell'esagitato, che però va messo da parte, anche del rivoluzionario che stavolta si tenta di farlo ragionare e portarlo a medi consigli, ma la città ha bisogno di tutti. E a volte le rivoluzioni avvengono in silenzio. Ancora grazie per la tua presenza, Giovanni. Noi invece salutiamo tutti coloro che sono stati attenti, che hanno ascoltato questa chiacchierata, e diamo appuntamento sempre in Piazza del Popolo per la prossima occasione. Grazie. Grazie a te.